Qualcuno lo ha descritto come se fosse il cacà del sollevante, qualcun altro ne ha parlato invece come se fosse l'erede di Honda. Vi ricordate Honda, che giocatore, che numero 10? Ecco, Dio ve ne scampi e liberi di un nuovo Honda. Però Kamada è Kamada, non ha secondo me paragoni calzanti. Lui è un centrocampista che è un po'. Non è atipico, perché ce ne stanno, diciamo, con quelle caratteristiche, ma nessuno è come lui e non si può paragonare tantomeno a un pilastro, comunque a un monumento come Kakà, ma neanche ad una pippa, diciamolo chiaramente, come Honda. È un centrocampista sui generis, in un certo senso, è un centrocampista che fatico a paragonare, anche se le caratteristiche sono ben definite. Però ora ho fatto una presentazione così alla buona, andiamo a vederlo più nel dettaglio. Prima di farlo, iscrivetevi, che è fondamentale, e lasciate anche tanti like qui sotto. Dunque, oltre, ovviamente, va, è scontato, sono tre le cose, no? Il commento, i like e l'iscrizione, tutte e tre, ma una non ve la dico così a giro, ma è scontato. Però, detto questo, allora, Kamada, ex centrocampista ormai dell'Eintracht Francoforte, che va al Milan con la classica formula alla Maldini Massara, che è il parametro zero, quindi va lì gratis. Da definire ancora qualcosina sull'ingaggio, ma il colpo si farà, fonte Sky. È un centrocampista che secondo me fa comodo al Milan, fa tanto tanto comodo. Il Milan quest'anno ha peccato ovunque, tranne che in porta, ovunque sarebbe servito qualche rinforzo anche abbastanza importante. E si parte dal centrocampo. A centrocampo è mancato molto Brahim Diaz non c'è stato, e ancora prima di lui è mancato totalmente De Ketelaere. Ora, Kamada è molto duttile, è un tuttofare, dove lo metti fa bene, quindi lui nasce come trequartista, gioca spesso come trequartista, ma sa fare un po' tutto. Ha giocato come esterno, però è un esterno non di gamba, non è quell'esterno che dici alla Leao, ecco, è il contrario, però ci potrebbe anche stare, così la butto là, per bilanciare un esterno di corsa come Leao, un esterno più di testa come Kamada, però non è un esterno, è un trequartista che sa fare molto bene anche la mezzala di qualità, è un giocatore di qualità, molto più però, diciamo, di qualità, con un fisico che non è quello di Brahim Diaz. Quindi comunque rispetto a Brahim ha una qualità molto buona, ma riesce a unire a questa qualità molto buona anche un fisico comunque normale, ecco. Senza insultare i bassi, però comunque Brahim a livello fisico stava molto molto indietro, e questo secondo me pesava tanto. De Ketelaere bocciato? Non credo, non credo, perché se non altro il Milan ha fatto un investimento talmente importante che almeno, a meno che non arrivi un'offerta altrettanto importante, 40 milioni, non credo che De Ketelaere possa essere bocciato, e quindi credo che resterà e verrà riprovato per forza di cose, anche perché comunque il Milan non sarebbe nuovo ad exploit al secondo anno di giovani. È successo con Leao, è successo con Tonali, quindi potrebbe accadere questa cosa. Però Kamada è un rinforzo di esperienza, perché è uno che comunque ha vinto in Europa, ha giocato la Champions, è uno che comunque non è un novellino, è nel pieno della sua carriera. A breve farà 27 anni, ad agosto, quindi è un colpo che secondo me ci sta. Parametro zero, è il colpo che serviva al Milan, servono colpi ovunque. Forse l'unico, a parte il portiere, dove non servono grandi ritocchi sono le fasce Calabria, Théo Hernández, Florenzi come Jolly, Ballo Touré, che è Ballo Touré, però comunque come riserva ci può stare. Alla fine sulle fasce non tanto. Non guasterebbe un esterno basso sinistro discreto come riserva, però comunque stanno messi bene. Ma in difesa servono colpi sicuramente. A centrocampo servirà, a mio avviso, un altro colpo. In attacco, l'attacco va proprio ristrutturato totalmente. Sia l'esterno a destra, secondo me, ma anche il centravanti, perché dice di tre centravanti. Ibra neanche più lo considero. Origi è stato, come vi avevo preannunciato, prevedibilmente un flop. Giroud è Giroud, ok, è uno che fa gol pesanti, uno che gliela molla sempre, però l'età avanza anche per lui, servirebbe un giovane vero, quello che anni fa io ho sempre detto, quando Dzeko aveva l'età che avanzava, ho sempre detto prendiamo Dolberg dell'Ajax, lo affianchi a Dzeko, e Dzeko fa da chioccia a Dolberg. La stessa cosa dovrebbe fare il Milan con Giroud in questo momento, sbolognare Origi e prendere un centravanti promettente che possa accettare comunque la compresenza con Giroud per un anno, per poi diventare lui il numero 9 effettivo dall'anno successivo. Però
Per chiudere, Kamada, per me, voto 7,5. Vediamolo in Serie A, ma comunque le premesse ci sono. E con questo passo e chiudo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un sacco di like e commentate con la vostra opinione. Ciao!